Ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, ciao Davide, ciao Francesco, ciao Aval, ciao Tommaso. Siamo in attesa questa sera il grande Marco Negri, ciao Carlo Gaggioli, ciao Daniele, detto Danuz, ciao Luca, ciao Nello, ciao Marco. Allora, la diretta dell'altra volta con Dario Del Fabbro è piaciuta, mi ha fatto piacere e speriamo anche stasera avremo un grande ex giocatore come Marco Negri che ha fatto bene in Italia e si è meritato la chiamata da parte dei Rangers. Ecco qua, Marco è arrivato, lo aggiungiamo subito. Ciao Marco. Ciao Marco, buonasera. Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti. Come va? Va a casa mia a Trieste, dove sono cresciuto, dicono va come vogliono gli altri. A parte le battute, si sta a casa, si fa quello che ci chiedono e ci si prende cura dei propri cari. Cosa ne pensi della situazione attuale in cui ci siamo venuti a trovare? È una situazione che nessuno si aspettava. È arrivata questa guerra contro il nemico invisibile e adesso bisogna solo fare quello che ci chiedono e cercando di seguire quelle poche semplici regole che ci hanno detto, cercare di stare a casa soprattutto e io confido molto negli scienziati, nei medici e spero che presto si trovi un vaccino prima dei medicinali per far guarire le persone che adesso muoiono per queste polmonite, per questo virus, e poi un vaccino, insomma, per definitivamente risolvere le cose. Secondo te, beh, non sei un virologo, ma te lo chiedo lo stesso, tra quant'è che torneremo a una normalità, a una semi-normalità, insomma, alla nostra vita di tutti i giorni? Sarà lunghissima. Sono convinto che ci propongono, sai, dei ritardi di 2 settimane, però la cosa per tornare a normalità, che è la cosa che tutti vogliamo, ci vorrà veramente un bel po'. È chiaro che la cosa che può fare la differenza è la scoperta di questo vaccino. E quando se esce il vaccino, diciamo che la normalità è dietro l'angolo. Certo. Senti Marco, venendo a noi, allora andiamo un po' all'inizio. Tu sei nato a Milano, ma hai vissuto la tua gioventù a Staranzano vicino Monfalcone. Sei entrato nel settore giovanile dell'Udinese, dove hai anche debuttato in prima squadra in Serie B. Ti chiedo, che ricordo hai dell'Udinese? Ma splendido, sai, quell'Udinese aveva un settore giovanile. Innanzitutto aveva come stranieri Zico e Digno, che non era male andare a vedere No. quelle partite, ve lo assicuro. E quel settore giovanile era strepitoso. E vi ricordo solo che i responsabili di quel settore giovanile erano Braida, a capo di tutti, che poi ha fatto le fortune del Milan, era curatissimo,
e si facevano 1.000 provini prima di entrare ed eri seguitissimo. Quindi era un settore giovanile famoso in tutta Italia, che è stato copiato da tantissimi altri club. Io ho avuto la fortuna, e lo riconosco, di potermi vivere quell'esperienza lì tornando la sera in famiglia, perché vivendo a Monfalcone erano Certo. 50 km di treno o corriera, però tanti, tanti altri miei compagni magari erano in collegio e la vita non era così serena, nel senso che star via dalla famiglia a quell'età è una cosa che fa veramente la differenza. Io avevo sicuramente la fortuna di tornare in famiglia la sera, avere il conforto, la mattina facevo le scuole, il liceo scientifico a Monfalcone e poi mi godevo questa avventura al pomeriggio, partenza con la corriera, mangiavo dei panini con la borsa, il cambio borsa con mia mamma tra gli scarpini e i libri e mi godevo la cosa che mi piaceva più di tutti durante la giornata, che era quella di giocare a pallone a Udine e poi tornavo con il treno alle 7:30, pasto caldo che era la cena. E poi si andava a dormire perché chiaramente arrivavo cotto alla sera. Il sacrificio era proprio i viaggi, le ore perse fra autobus, treni e corriere, però alla sera dormire nel proprio letto, fare a botte col fratello Certo. oppure stare con la famiglia, con i genitori, e, insomma, diciamo che era una cosa che mi faceva passare tutta la stanchezza, quindi sono stato fortunatissimo. Tanti altri miei coetanei invece la vivevano in un collegio dove la cosa magari era un po' più pesante. Certo. E giocavi con un certo Abel Balbo, se non ricordo male. Guarda, la trafila è ti ho perso. Sì, adesso ti ho ripreso. Eccomi, ottimo. Ti dicevo che la trafila è stata entusiasmante perché con gli allievi, con una squadra di talenti incredibili. Io Sì. non giocavo, ero uno dei più scarsi, con quella allievi nazionali arriviamo terzi agli italiani, quindi un traguardo incredibile. E dopo c'è la primavera e dopo c'è la convocazione per il primo ritiro, che è quello che fa la differenza. Vengo Certo. chiamato in quella squadra lì dove l'allenatore è Nedo Sonetti, un sergente di ferro. E io non ero Marco Negri, ma ero bimbo, ero solo bimbo. Mi chiamava bimbo qua, bimbo là, però è un'esperienza incredibile. Ho la fortuna in quel Ti ho perso. Disse Abel Balbo, e Abel Balbo per me è stata un'enciclopedia, perché io ripeto spesso anche ai ragazzi adesso quando sono giovani, gli allenatori ti possono indirizzare, essere una guida, ma tu devi essere intelligente quando sei giovane a riconoscere il giocatore che hai davanti, che è un veterano, e assorbire più di tutti da questo qua, perché è la competizione, l'emulazione di un fuoriclasse. E che ti fa migliorare a vista d'occhio. Io ho avuto la fortuna, insomma, di vivere Abel Balbo e sono stato intelligente, questo me lo devo dire, a capire che questo era un talento che faceva leva nelle sue caratteristiche non alla forza fisica, ma all'intelligenza. Certo. Sapeva sempre dove andava il pallone, sapeva sempre come muoversi e io, insomma, lo copiavo il più possibile. E per me è stato un salto di qualità dai ragazzini, dalla primavera, dal settore giovanile alla prima squadra, e sono stato portato per mano da lui. E devo sottolineare e ricordare anche da un certo Francesco Dell'Anno, un talento Strepitoso. allucinante. Assolutamente. Sì, io di Francesco Dell'Anno devo dire che vedevo i no look, sai i famosi passaggi no Sì, look sì, di sì. Ronaldinho, io li vedevo 20 anni fa da Certo. Francesco Dell'Anno in allenamento. Quindi
sono stato fortunato ad avere questi talenti, ne dimentico sicuramente qualcuno, ma ricordo con piacere soprattutto questi due, e io sono stato bravo ad assorbire il massimo da loro, perché era una scuola sicuramente irripetibile per me a quell'età. Assolutamente, assolutamente. Senti, poi le tue esperienze a Novara, Ternana, la prima esperienza col Cosenza e la prima esperienza col Bologna. E ti chiedo, di queste quattro esperienze in cui tu hai iniziato a giocare con un po' più di frequenza, un po' più di continuità, qual è quella che ricordi più volentieri e qual è quella più forgiante, diciamo, per te, per il tuo bagaglio calcistico? È difficile sceglierne una perché tutte le stagioni sono state sempre un'asticella messa sempre un po' più alta o esperienze. Io ti faccio l'esempio: a Udine, provenendo dal settore giovanile, ero coccolato, ero il giovane, quindi conoscevo tutti, ero un ambiente familiare. Poi, come ho detto prima, la sera riuscivo a tornare a casa. La prima esperienza a Novara. Perché allora, quando eri un giovane promettente, facevi la gavetta, adesso è un po' Certo. diverso. Eh sì. Però questa era un'esperienza totalmente diversa. Primo anno lontano da casa, a 700 km da casa, senza la patente, quindi dovevo aspettare i miei compagni che mi potevano portare a casa. Ed è stato il primo svezzamento, fra virgolette, cioè conoscere uno spogliatoio, conoscere le dinamiche degli anziani, dei veterani, gli alti e bassi che si hanno. E poi hai ricordato bene te, c'è cioè la Ternana. La Ternana è stato il primo passo dove le aspettative erano alte, perché la Ternana quell'anno lì giocava nel girone B della C1, che io reputo il girone più difficile dove abbia mai campionato, perché c'erano botte da Sì. Orbi, c'erano dei campi dove andare a giocare, dove cioè, l'arbitro si nascondeva dietro alle bandierine per non fischiare. No, battute a parte, era veramente un campionato difficile. E qua c'erano aspettative, perché io vado al mercato di dicembre, vado a Terni, e la Ternana era già prima in classifica, quindi io andavo come ciliegina sulla torta, pagato tantissimo, uno degli investimenti più costosi della società, e arrivo lì, insomma, con l'obbligo, tra virgolette, di fare bene, di dare l'ultima spinta. Infatti all'inizio non è così facile il mio inserimento, però la stagione finisce benissimo perché io gioco con continuità, faccio dei gol importanti, soprattutto centriamo la promozione in Serie B che mancava da tantissimi anni in quella piazza, che è una piazza molto molto calorosa, quindi quella c'è un altro passaggio. E poi c'è Bologna e Cosenza. A Cosenza il primo anno è un anno in cui vivo molte traversie, molti bassi, degli infortuni, delle vicissitudini, e mi fanno crescere comunque. A Bologna c'è un po' una rinascita, trovo, ho il piacere e l'onore di vestire una maglia veramente pesante, perché Vabbè. 7 scudetti, il Dallara, tantissimi personaggi che hanno giocato in questo stadio, un pubblico che, se sei un buon giocatore, ti apprezza; se non sei un giocatore Fischia. buono, te lo fa sentire, ve lo assicuro. Però anche quella è una retrocessione, perché vengo in C1 a Bologna, però è una rinascita. Tante volte devi fare un passo indietro per ripartire, e a Bologna ritrovo l'entusiasmo di giocare, l'apprezzamento della gente, una città meravigliosa dove adesso vivo, e quindi mi piace tantissimo. E questo tentennare nella mia carriera a Bologna riprende uno slancio. Quindi è difficile Sì, sì, scegliere sì. una Qualcosa. stagione. Tutte le stagioni mi hanno dato, sia in positivo che in negativo, una maniera per crescere. Certo. Poi torni a Cosenza in Serie B questa volta, giusto? Sì. E vi salvate alla penultima giornata anche a causa, e soprattutto a causa, della penalizzazione di 9 punti. E mi pare,
Sì, Sì, 9 punti, poi tolti durante il ecco. campionato. Lì, quella Cosenza lì è un bel Cosenza con tanti talenti. C'era Palmieri, Marulla, De Rosa, c'era Bonocore, il C'è Maradonino. stata la tua Sì, esplosione lì. Lì c'è stata la tua esplosione. esatto. Lì divento bomber. Eh sì. Il Bomber diventi quando fai gol. una Doppia cifra. quindicina, esatto, ma abbondante. Quindi lì, grazie a questa squadra talentuosa, all'allenatore che era il giovane allora Zaccheroni. Zaccheroni, che faceva giocare le squadre in maniera meravigliosa, e c'ho questa esplosione proprio in numeri, e gli addetti ai lavori iniziano a parlare di me. Purtroppo, a causa di pagamenti o fideiussioni saltate, ci tolgono 9 punti e ci ritroviamo a 13 punti in piena zona retrocessione. Ti racconto un aneddoto: che il giorno dopo che ci tolgono questi punti, c'è una riunione a Camigliatello dove siamo in ritiro prima della partita, e vengono a parlarci i tifosi, sottolineandoci, e non con le buone, che niente era buttato, che si doveva lottare fino alla fine, che quella salvezza si doveva portare comunque a casa con i 9 punti o no, e l'impegno ci doveva essere. Il giorno dopo giochiamo contro la Cireale, c'è un rigore dopo una ventina di minuti, lo batto io e lo sbaglio. Mi crolla il mondo addosso, per fortuna dopo 10 minuti faccio gol, un bel gol di testa, vinciamo quella partita, e da quella partita facciamo una striscia di punti, di risultati positivi che ci riportano in una zona alta, addirittura senza la penalizzazione saremmo in Serie A a metà campionato, veniamo apprezzati da tutti, poi ci salviamo, come hai detto te, all'ultima giornata, però è comunque un campionato che ricordo sempre con grandissimo affetto per il pubblico, per la mia stagione, per i tanti gol, per le difficoltà, perché tutti i giocatori sono rimasti lì tantissimi mesi senza essere pagati, Mamma mia. però abbiamo mostrato la nostra professionalità fino alla fine, abbiamo centrato una salvezza con un gran gioco, e da lì anche l'allenatore ha preso una strada Certo, incredibile, insomma, certo. allenando poi tutte le più grandi i più grandi club E d'Italia e vincendo lo scudetto. vincendo lo scudetto. Arriviamo al biennio di Perugia. Allora io ti dico cinque nomi. Marco Materazzi in difesa, Federico Giunti a centrocampo, Massimiliano Allegri, trequartista, mezzala, adesso non so dove giocava, Marco Negri in attacco e in panchina Giovanni Galeone. Raccontami un po' di quel biennio a Perugia. Tu lo racconti facile, ma non è iniziato così facile, Lo so. facilmente, perché le prime partite ci sono tante difficoltà. Quello era un Perugia che Gaucci aveva costruito per andare direttamente in Serie A, aveva speso tantissimi soldi, però i risultati non venivano. L'allenatore era Novellino, e mi ricordo che dopo una sconfitta a Cesena ci fu l'esonero e venne preso Galeone. E dopo l'esonero di Novellino, Gaucci, che ricordo con grande affetto, anche se purtroppo da pochi mesi non c'è più, ci disse che ci avrebbe mandato in un ostello a pensare su quei brutti risultati, senza TV, senza niente. E dopo arrivò Galeone, arrivò Allegri dal Pescara, e ci fu quasi un cambiamento totale. Finalmente quel bruco divenne farfalla, quella squadra, e si iniziò veramente a recuperare, giocando benissimo in casa e fuori casa, con una giocata spumeggiante, con tutti questi giocatori che hai detto te, molto molto talentuosi, che erano concreti, ma anche facevano tantissime giocate, quindi facevano intrattenere quel pubblico meraviglioso di Perugia. E centriamo alla fine, perché le parole nel calcio, sai, sono belle, ma i risultati sono quelli che contano. Per Certo. fortuna riusciamo a raggiungere la Serie A alla fine di quella stagione con una cavalcata incredibile. Io partecipo con 18 gol a quell'impresa, e finalmente riesco a centrare l'obiettivo che mi aveva spinto
fin da quando era bambino, del sogno di poter giocare in Serie A, e lo sottolineo, una Serie A allora che era il campionato più prestigioso, più importante, più bello, con più talenti, con più stranieri, con pallone d'oro che ci fosse al mondo. Certo, forse retrocedete più per il livello della Serie A che per demeriti vostri, no? Quell'anno a Perugia. Ma c'è C'è un un mix mix. perché la partenza è incredibile. Il premio che viene dato alla squadra che sta facendo benissimo è quello di convocare Federico Giunti in nazionale, era la nazionale di Sacchi. Però di quel Perugia ne parlavano tutti perché aveva continuato a fare risultati con un grandissimo bel gioco. Poi tra dicembre e gennaio viene esonerato Galeone. E a Perugia arriva Nevio Scala, che è un grandissimo allenatore che aveva vinto tutto a Parma, però era conosciuto per il suo 3-5-2, che adesso va tantissimo di moda e lui proponeva tantissimi anni fa, che è un modulo stupendo, ma hai bisogno di giocatori che siano propedeutici Allora. per quel sistema. E noi venivamo da un 4-3-3 integrale per spostarci con due fluidificanti, con due punte davanti invece che il tridente, e facemmo fatica. Però hai ragione anche te, perché in quella Serie A noi riuscimmo a fare 40 punti, e adesso con 40 punti festeggi e brindi alla grande, e invece allora arrivavamo con 40 punti, tre squadre. Noi retrocedemmo, Cagliari e Piacenza, se non sbaglio, fecero lo spareggio Mi pare di sì, in Piacenza. e quindi fu veramente la delusione più grande fino a quel giorno nel mondo del calcio, perché mi ero conquistato la Serie A assieme ai miei compagni ed era una cosa bellissima perché tutto quello che avevo sognato da bambino, giocare ogni domenica con dei fuoriclasse, essere marcato da Cannavaro, Thuram, Montero, Baresi, Costa Curta, Desailly, Nesta, era una cosa veramente che mi dava gusto, perché un mio gol era veramente, dovevo andare a accendere un cielo in chiesa, veramente No, per la fortuna che avevo avuto. ne infatti 15 più di gente come Battistuta, Birof, Weah, mi ricordo quell'anno lì. Sì, poi senza calciare i Invece rigori, sai calciare i che il rigori. rigorino ogni tanto fa numero, diciamo, ma al di là di quello, al di là dei numeri, sai, 15 gol in 27 partite, che sono un'ottima media, ero contento perché avevo dimostrato agli addetti ai lavori e a me stesso, al di là dei gol, di poter starci in quella Serie A. E starci in quella Serie A, voleva dire essere nel gotha del calcio italiano, Assolutamente. e nel calcio poi sai gli attaccanti sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli in cui la concorrenza è più difficile. Assolutamente. Nell'estate del 97 arriva la chiamata dei Glasgow Rangers che per 4 milioni di sterline, cifra tutt'altro che piccola per il calcio scozzese, ti portano in Scozia e tu ti presenti facendo 23 gol nelle prime 10 partite, quindi diciamo che potevi presentarti peggio, possiamo dire. Sì, ma è andata peggio in altre stagioni. Ma è un passaggio incredibile, sai, dopo la Serie A, la voglia di mettere l'asticella sempre più su c'era. Il fascino della Champions League era grandissimo. In Italia la Champions League era un affare di Inter, Milan e Juventus, e gli attaccanti di quelle squadre erano dei marziani. E quindi la possibilità di andare a provare la Champions proveniva dall'estero. Non conoscevo benissimo allora il club dei Rangers, ma ho capito dopo la grandezza e il prestigio che c'ha questo club. Però ho preso a due mani questa possibilità, spinto sia da un contratto meraviglioso, sia da quest'idea che ti ho raccontato di giocare in Europa. E
ho la fortuna di partire, perché sai, tutte le avventure nuove per un calciatore. Noi eravamo abituati in Italia ad accogliere gli stranieri. Certo. Io sono stato tra i primi 10 italiani ad andare all'estero con Vialli, Zola, Ravanelli, Silenzi, erano Di Canio, Annoni, erano quegli anni lì. Sì. E quindi era un po' un salto nel buio e io ricordo che affrontai tutta la cosa con grandissimo, grandissimo entusiasmo. E per un attaccante il gol è tutto perché c'hai l'autostrada per entrare nei tifosi e io l'ho percorsa più non posso facendo, come dici te, 23 gol in 10 partite, che sono delle cifre veramente da Stratosferica, record. dai, Sì, sì. stratosferiche, perché ricordo che feci 5 gol in una partita, che era un record, feci gol a tutte le squadre del campionato, che erano altre 9, che era un altro record, feci gol per 10 partite consecutive, che era un altro record. Andava tutto bene, dai, per me la porta era grande come un aeroporto. Certo. Non c'è da sottovalutare il fatto che giocavo con gente tipo Brian Laudrup e Sì. Gazza Gascoigne, che la palla buona te la davano. Qua, A me quali va. sono i compagni di squadra che ricordi più piacevolmente? In Scozia Sì, dici? io di Rangers. Sì, no, stiamo parlando di Rangers adesso, Sì. sì. Ok. Guarda, tantissimi perché c'era la vecchia guardia scozzese della la squadra famosa del Nine in a Row. Quindi c'era McCoist, Ian Durant, Gordon Jury, Andy Gorham, cioè Richard Goff, George Albert, cioè sono dei giocatori meravigliosi, ma ancora di più persone meravigliose, perché il calcio in Scozia era vissuto totalmente in altre maniere. A Certo. me la birra dopo la partita piaceva in Italia, ma quando sono arrivato in Scozia ho capito che ero un dilettante. E me ne sono reso immediatamente conto. E poi c'erano questi due gioielli qua, Brian Laudrup e Gazza Gascoigne, che onestamente in campo, soprattutto uno, e in campo e fuori l'altro, e avete capito di chi parlo, di Immagino. Gazza, sono dei calciatori di cui vado orgoglioso di aver condiviso uno spogliatoio, di aver condiviso il campo assieme, vittorie, sconfitte, poche, meno, Meno, però insomma di aver condiviso una maglia. sì. Com'era fuori dal campo Gascoigne? Perché insomma se ne leggono di aneddoti, però magari se puoi dirci qualcosa anche tu. Gazza era un genio, sai, la linea del genio si è sempre tra è leggerissima tra passare tra follia e genio, e lui ogni tanto la varcava. Se hai tempo ti racconto un aneddoto che è Sì. squisito, secondo me. Dopo una partita, noi facevamo allenamento sempre alla mattina, perché specie d'inverno il buio veniva prestissimo e quindi ci si allenava di mattina. Dopo l'allenamento Gazza mi dice: vuoi passare il pomeriggio con me, no? Io gli dico sì, anche se poi ci ho ripensato immediatamente, però ormai era andata. Andiamo a Gleneagles, che era una residenza, un albergo e un golf club, e c'era anche, è tra Edimburgo e Glasgow, e c'è una falconeria famosa, famosissima. Ci sono i falchi dove andare a caccia, più famosi dell'Inghilterra e del Regno Unito in generale. Quindi andiamo lì a fare questa cosa, per me è strepitoso. Prepariamo tutto, i sandwich, le patatine, perché saremmo stati via tutto il pomeriggio, il termos dove non c'era né acqua né caffè, ma per Gaza c'era qualcos'altro, e qui avete capito benissimo cosa. Poi prendiamo e partiamo con la macchina e con l'addestratore e andiamo verso questa foresta dove col falco avremo cacciato per il pomeriggio. Io sono davanti con l'addestratore in macchina e Gazza è dietro di me, però vedo che sta trafficando, sta facendo qualcosa. Mi giro ogni tanto e vedo che sta dando da mangiare ai falchi con i tramezzini e le patatine che dovevano a noi, quindi li imboccava nelle gabbie, all'insaputa chiaramente del povero addestratore. Arriviamo alla foresta, scendiamo, questo addestratore tutto eccitato e orgoglioso di quei falchi lì, ce li dà sul braccio, però vede che c'è qualcosa che non va, perché
perché il falco quando mangia riempie la pancia, poi per una decina di giorni non vola più. Certo. E quindi inizia a dire, sorry guys, sorry, mi dispiace, I don't know what's happening. Però Gaza rideva sotto i baffi perché gli aveva riempito la pancia con queste robe qua. Allora io ho addirittura a casa una foto in cui Gaza prende quasi per il collo con la mano questo falco e gli dice, perché non voli, perché non voli, no? E con l'addestratore che gli dice no, 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 please, please, please. Poi l'addestratore ritorna, prende degli altri falchi di riserva, diciamo, e finalmente possiamo fare questa caccia che è magnifica, nel senso molto, molto affascinante. Ma la cosa più affascinante io ce l'avevo vicino, che era Sì, Gaza, eh. assolutamente, grandioso, grandioso. Senti, 19 novembre del 97, Celtic Park, è un mercoledì sera, scambi con Gordon Gordon Beauty, Jury. esattamente, ti dà la palla in profondità e tu di sinistro la metti sul primo palo e Gould, il portiere del Celtic, viene trafitto, viene battuto. 1-0 per voi. Cosa hai provato in quel momento? Il gol più importante della mia carriera. Tu hai messo il video oggi. Oggi ho messo il video, sì. Sì, mi emoziona. L'avrò visto mille volte, ma mi emoziona sempre nella stessa maniera. L'Old Firm, la partita Rangers-Celtic. Non è una partita, è la partita con il derby, penso Barcellona Real o il derby argentino, è una delle partite più importanti, più famose e con più emozioni, con più doppi significati. E io l'ho provato sulla mia pelle, è difficile da descrivere. Però vi faccio questo esempio, prima, come vi ho detto prima della partita, lo spogliatoio scozzese era diverso da quello italiano, c'era la musica, c'erano risate, c'erano i cerotti che volavano e che ti colpivano in testa, era il modo per preparare la partita. Beh, prima dell'All Firm non vola una mosca nemmeno lì. E questo è quello che mi faceva capire che giocavi quella partita non per te, non per i tuoi compagni, non per il club, ma per tantissimi tifosi, per tante altre ragioni, anche politiche, religiose. E quindi era una partita che non si poteva fallire perché sbagliare un hold ferma ti può segnare la carriera. E sai, fare un gol al Celtic Park è una cosa di cui sono orgoglioso e che rimarrà per sempre. Quel gol lì viene ricordato da tutti i tifosi, assieme alla partita in cui ho fatto 5 gol, perché è un qualcosa che mi ha aperto il cuore di tutti i fans, dei Rangers fans. Io ricordo quella giocata lì. E ricordo dopo il gol di essere impazzito di gioia, di aver corso verso la bandierina più vicino. Il problema è che alzo la testa quando arriva la bandierina e vedo un muro che è bianco-verde e ci sono tutti che mi fanno Sì, questo gesto qua scozzese che non è un bel gesto no. e quindi capisco di non essere nella parte giusta. Poi arriva anche l'arbitro che mi dice no troubles, no, non voglio problemi, non voglio problemi, arriva George Albert, Lehmer, che mi dice torniamo a centrocampo e c'è una gioia, un'esplosione, ma lo sentivo vedendo la curva dei Rangers che era un 1-0 al Celtic Park che significava tantissimo ed è una cosa che rivedo sempre molto molto volentieri. E poi vedendo oggi il video ho sentito 27esimo gol il 19 novembre. No, Meno non era male. andata Eh no, male. assolutamente no. Senti, tu sei italiano, quindi cattolico, e vai a giocare nella parte protestante di Glasgow. Hai avuto degli episodi in cui i tifosi ti hanno fatto pesare questo fatto, oppure no? Devo essere sincero, guarda, nello spogliatoio non c'è mai stato nessun problema, sono stato sempre trattato come un giocatore, un compagno di squadra che poteva dare una mano durante la partita.
Ci fu un episodio solo prima della prima partita all'Ibrox in cui Walter Smith, che era l'allenatore, venne vicino a me e mi disse: guarda che se vuoi farti il segno della croce, perché era usanza di tantissimi giocatori italiani, non farlo fuori dal campo perché potrebbe essere un problema. Ma era un invito, non era niente di invasivo. Io Certo. poi non avevo mai fatto in Italia questa gestualità, quindi non era stato assolutamente un problema. Per il resto, non ci sono mai stati problemi. È logico, durante l'anno c'erano stati dei momenti in cui mi erano arrivate delle lettere da dei tifosi dei Celtic, in cui insomma mi sottolineavano che era un cattolico che giocava nella squadra protestante, e quindi insomma, ma erano cose che avevo accettato già nel momento in cui Hai avviato. avevo firmato il contratto, perché ripeto, quando si firma per un club straniero, bisogna anche informarsi sulla storia del club, sulla storia dei tifosi, di tutto, e essere pronti significa accettare questa storia e accettare il fatto di farne parte. Certo. Sono anche anni di cambiamento perché comunque l'anno dopo mi pare arriva anche Amoruso che diventerà poi addirittura capitano dei Rangers, quindi un cattolico, il primo cattolico capitano dei Rangers, quindi insomma la situazione stava mutando già all'epoca, adesso probabilmente c'è meno estremismo a riguardo. Senti, nei primi giorni di gennaio del 98 ti infortuni all'occhio, giocando a squash con Porrini. E quanto ha cambiato la tua carriera quel giorno maledetto? Ah, totalmente. Totalmente, è un momento in cui mi viene in mente what if, cosa sarebbe successo? Perché riepilogando, a dicembre, fine dicembre, avevo segnato 30 gol in campionato, 33 in totale, ero in testa alla Scarpa d'Oro, ma di tantissime lunghezze. Si parlava di convocazione nazionale ed era il 98, era la squadra di Cesare Maldini che sarebbe andata al Mondiale di Francia. E si parlava del 10 in a row per i Rangers, che era la stagione più importante Certo. forse del secolo. Ed è tutto stava andando bene, ero come in una bolla di magia. Io quel mercoledì famoso, 5 gennaio, che non scorderò mai, ero mercoledì perché a squash? Perché il mercoledì in Scozia non ci si allena, è un day off. La settimana è lunedì, martedì allenamento, mercoledì off, giovedì, venerdì allenamento e sabato la partita. Io venivo dal campionato italiano e quindi il mercoledì era doppia seduta. E io mantenevo sempre le mie usanze, quindi andavo a correre un po' nei parchi, facevo palestra, tutte queste cose qua. Poi venne l'idea di giocare a squash, era un'ottima idea per me perché il campo da squash, non so se lo conoscete, però il campo da squash è tipo un'area di rigore, come dimensioni, erano tutti riflessi, cambi di direzione, quindi era un buon allenamento per me, oltre che un divertimento. Il problema è stato andare a giocare con Porrini, che ha le mani peggio dei piedi. E purtroppo io raccolgo una palla corta vicino al muro, mi giro per vedere questa pallina dove era andata e Porrini alla massima potenza colpisce la pallina con la racchetta, la pallina va direttamente dentro il mio occhio invece che colpire il muro. E sai, la pallina da squash è fatta di plastica e più la colpisci più si indurisce. E ha una velocità di 100 e più chilometri all'ora, fa danni perché colpisce l'occhio completamente, c'ho il sangue all'iride, non riesco a aprire l'occhio, l'occhio va all'interno, la retina si appiccica al corpo vitreo,
E fa l'effetto di una corda d'arco e quindi cominciano a vedere bene, a avere sensi di vomito, mal di testa, eccetera, eccetera. Per 2 mesi non posso né viaggiare, tornare in Italia perché la pressurizzazione dell'aereo non me lo permette, non posso allenarmi, fare alcuna cosa fisica, subisco l'argon laser per riattaccare la retina, che è molto, molto invasivo, perché è una luce che ti penetra nell'occhio, ma ti fa più vomitare che altro, e 2 mesi fermo. Io ero un buon giocatore, ma non ero un fenomeno che rimetteva le scarpe e poi tutto era come prima, infatti non lo è, e iniziano tutti i miei problemi e quel raggio che stava andando sulla Luna inverte la rotta e arriva a schiantarsi sulla Terra. Certo. Nel finale di stagione segni solo 4 gol, diciamo che sì, dico solo comparati ai 30 che hai fatto No, no, in... ma è vero, sono solo, Certo. sono una media minima. Minima. La squadra un po' ne risente, però arrivate alla quintultima che vincete l'Old Firm col Celtic 2-0 e vi riportate in testa. Il problema è che nelle ultime 4 subite due sconfitte, una ad Aberdeen, rivale storica di Rangers, e una soprattutto in casa ad Ibrox contro il Kilmarnock, e perdete il titolo. Giusto? Questo, sì, perdiamo un titolo. Io dico sempre che quel titolo l'hanno vinto i Celtic, ma la squadra più forte erano sicuramente i Rangers. Certo. Succede di buttare via delle stagioni, delle partite. È successo quell'anno lì e dispiace tantissimo ed è il rimorso più grande perché quella stagione che per i tifosi era la più importante perché avrebbe potuto fare il 10 in a row, quindi sorpassare il 9 in a row precedente, quello dei Celtic, quindi entrare nella storia. Era anche legato al mio infortunio, che è stato descritto come uno dell'infortunio più bizzarro della storia del calcio. Gazza era andato via a marzo da noi, era andato al Middlesbrough. Brian Laudrup aveva firmato per il Chelsea, Walter Smith aveva dichiarato che era l'ultima stagione, quindi c'era un'aria, un sentore che non era quello giusto e nel calcio queste cose contano e purtroppo alla fine lo paghiamo e non riusciamo a vincere il titolo. È il rimpianto più grosso della tua carriera non essere riuscito a vincere con quella squadra, insomma i nomi li hai fatti prima tu, una squadra che ha vinto, come tu hai già detto, 9 titoli in precedenza e l'anno dopo farà il treble. Sì, è il più grosso rammarico perché stava andando tutto perfettamente, sia per me che per la squadra. Certo. E poi a un certo punto si inverte tutto e non riusciamo, facciamo fatica, non perdiamo anche la finale di Coppa di Scozia contro gli Hearts. Io ricordo ancora, dopo la finale di Coppa di Scozia persa contro gli Hearts, ricordo che c'era tanto tristezza, tanto malumore da tutti, però ricordo tutto lo stadio che comunque sia dava una standing ovation a questi giocatori qua che avevano contribuito al 9 in a row perché quell'anno finiva un ciclo e l'anno dopo se ne sarebbe riaperto un altro e come dici te si sarebbe riaperto con una grande vittoria. Grande vittoria. L'anno successivo arriva Advocat e la tua carriera ai Rangers praticamente finisce, nel senso che non giocherai praticamente più. Però ti chiedo, visto che comunque l'anno precedente eri stato capocannoniere del campionato e il primo italiano a diventare capocannoniere in Scozia e il primo giocatore dei Rangers al di fuori del Regno Unito a diventare capocannoniere del campionato, pensi di aver pagato anche colpe non tue? Perché da giocare praticamente sempre a non giocare mai, secondo me ce ne passa un po', magari Guarda, sì. è semplicissimo.
Parte tutto da tutto un da un colpo di colpo di sfiga, sfiga, che è che questa questa pallina da pallina da squash, squash. perché Perché adesso adesso ne ne parlo parlo sorridendo, sorridendo, con la con barba la barba bianca, bianca, quindi quindi sì. un Un po' po' di di tempo ne è tempo ne è passato, passato, però però immaginati immaginati in in quel quel momento, momento, è è stata stata un un cambiamento cambiamento di di rotta rotta dura, dura, dura da dura da digerire. digerire. Da Da lì lì poi poi devo devo ammettere ammettere anche anche con con altrettanta altrettanta sincerità, sincerità degli degli errori, errori, ho ho commesso commesso degli degli errori, errori, ero ero un un giocatore giocatore molto molto istintivo istintivo sia sia in in campo campo che che fuori fuori dal dal campo, campo, e e a a degli degli errori errori magari magari cerchi cerchi di di riparare riparare con con altre altre azioni azioni che che risultano risultano altri altri errori, errori, e e diventa diventa una una catena, catena, negativa. negativa. E E poi poi vai vai a a sommare sommare tantissimi tantissimi altri altri infortuni, infortuni, perché perché in in un un anno anno c'ho c'ho una una polmonite, polmonite, c'ho c'ho due due ernie ernie al al disco, disco, c'ho c'ho una una frattura frattura da da stress stress alla alla settibiale, settibiale, un'intossicazione un'intossicazione nel nel sangue sangue che che mi mi tipo tipo ha ha dei dei valori valori tipo tipo AIDS, AIDS, HIV, HIV, quindi quindi tantissime, tantissime, tantissimi tantissimi problemi. problemi. E, ripeto, Ripeto, io io ci ci ho ho messo messo del del mio mio perché perché potevo potevo essere essere più più riflessivo, riflessivo, fare fare delle delle scelte scelte più più giuste, giuste, però però sono sono passati passati tanti tanti anni, anni, siamo siamo tutti tutti umani, umani, si si commettono commettono errori errori e e secondo secondo me me ammetterli ammetterli è è il il modo modo per per andare andare avanti. avanti. Certo. Senti, al di fuori del calcio, come ti sei trovato in Scozia? Ti parlo del meteo, del tempo, del mangiare e soprattutto l'accoglienza, il tuo rapporto con gli scozzesi, che sono considerati della gente molto discreta, ma allo stesso tempo molto ospitale. Partiamo Partiamo dal dal fatto fatto che che mi mi ricordano ricordano gli gli altri altri autisti, autisti, automobilisti, automobilisti, perché perché guidando guidando dall'altra dall'altra parte parte facevo facevo dei dei macelli macelli allucinanti i allucinanti i primi primi mesi, mesi, saltavano saltavano gli gli specchietti specchietti come come niente. niente. Ma a Ma a parte parte questo, questo, sai, sai, parto parto dall'ultimo. dall'ultimo, Io ho io ho avuto avuto la la sfortuna sfortuna di di avere avere questo questo infortunio, infortunio, però però in in quei quei 2 mesi2 mesi in in cui cui non non potevo potevo allenarmi, allenarmi, non non potevo potevo far far niente, niente, ho ho girato girato la la Scozia, Scozia, l'ho l'ho visitata, visitata, la la Scozia è Scozia è un un paese paese veramente veramente bellissimo, bellissimo, affascinante, affascinante, non non c'è c'è Loch Ness, Loch Ness, non non c'è il c'è il mostro mostro di di Loch Loch Ness, Ness, però però no, no, ci ci sono sono i i castelli castelli con i con i fantasmi, fantasmi, però a però a parte parte quello, quello, come come paesaggi paesaggi e e come come storia, storia, veramente veramente molto, molto, molto molto affascinante. La affascinante. La gente, gente, come come dicevi dicevi te, è te, è molto molto ospitale. ospitale. Io Io li li paragono paragono al al nostro nostro popolo popolo del del sud. sud. Io Io l'ho l'ho vissuto vissuto perché ho perché ho giocato a giocato a Cosenza Cosenza e e sono sono veramente veramente ospitali. ospitali. E E un un popolo popolo ironico. ironico. È È logico, logico, il il mangiare mangiare e e le le materie materie prime prime sono sono buonissime, buonissime, però però loro, loro, diciamo, diciamo, li li assemblano assemblano in in maniera maniera diversa diversa dalla dalla nostra, nostra, ma ma a a quei quei tempi tempi in in Italia Italia c'erano c'erano tantissimi tantissimi ristoratori ristoratori italiani italiani e e noi noi eravamo eravamo tappa tappa fissa, fissa, era era tappa tappa fissa fissa per per noi, noi, quindi quindi mangiare. mangiare. Il Il tempo tempo pesa, pesa, devo devo essere essere onesto, onesto, sei sei un un calciatore, calciatore, per per l'amor l'amor di di Dio, Dio, una una vita vita agiatissima, agiatissima, però però specialmente il specialmente il mio mio primo primo anno anno su su 360 360 giorni, giorni, 65 65 giorni giorni avrà avrà piovuto piovuto 300 300 giorni. giorni. E E ogni ogni giorno giorno ti ti svegliavi svegliavi con con la la drizzle, drizzle, che è che è la la loro loro pioggerellina, pioggerellina, quella quella che che veleggia, veleggia, il il vento, vento, poi poi viene viene fuori fuori il il sole, sole, poi poi nevica. nevica. Ci Ci sono sono quattro quattro stagioni in stagioni in tutta tutta una una giornata. giornata. Infatti, Infatti, la la battuta battuta ricorrente ricorrente era era che che il il lavoro lavoro più più facile facile era era il il meteorologo, meteorologo, perché perché non non ti ti sbagli, sbagli, le le metti metti tutte tutte e e quindi quindi non non ti ti puoi puoi sbagliare. sbagliare. Però Però quello quello è è stata stata una una cosa cosa che, che, sai, sai, specie specie per per noi, noi, popolo popolo mediterraneo mediterraneo che che amano amano il il sole, sole, amano amano la la passeggiata, passeggiata, il il vivere vivere fuori, fuori, un un po' po' ti ti manca. manca. Certo. Certo. Senti, Senti, e e come come atmosfera atmosfera ti ti è è piaciuto piaciuto giocare giocare ad ad Ibrox? Ibrox? È È un un privilegio, privilegio, è è un un privilegio. privilegio. Io, Io, la la prima prima stagione stagione ancora ancora che che era era poco poco televisiva, televisiva, mi mi ricordo ricordo che che l'usanza, l'usanza, quando quando giocavi giocavi in in casa, casa, era era la la gente gente e e la la squadra, squadra, scusa, scusa, che che ospitavi, ospitavi, ti ti aspettava aspettava nel nel campo. campo. Tu Tu uscivi uscivi correndo correndo lungo lungo il il tunnel tunnel dell'Ibrox dell'Ibrox con con i i tacchetti tacchetti sul sul cemento. cemento. E E uscivi uscivi come come dei dei gladiatori gladiatori con con un un gran gran corso. corso. E E appena appena uscivi uscivi sulle sulle note note di di Simply Simply the the Best Best di di Tina Tina Turner, Turner, che che andava andava sui sui LED, LED,
sentivi Sentivi un un boato boato di di 50.000 50.000 persone, persone, perché perché poi, poi, sai, la sai, la famosa famosa Hybrid Hybrid Atmosphere Atmosphere è è una una cosa a cosa a parte. parte. Lì Lì non, non, in in Italia Italia c'è la c'è la curva curva che che canta canta, i distinti distinti che che partecipano partecipano, la la tribuna, tribuna, così così così. così. Là Là è è tutto tutto curva. curva. È È tutto tutto curva, curva, è è tutto un tutto un seguire, seguire, è un un tutto tutto veramente veramente vivere vivere secondo secondo per per secondo secondo questo questo intrattenimento e intrattenimento e seguirlo seguirlo con con pathos, pathos, con con veramente, veramente con con grande, grande, grande grande partecipazione. partecipazione. E E tu tu che che sei sei all'interno di all'interno di questo questo catino catino chiuso, chiuso, senti senti questa questa atmosfera atmosfera da da pelle pelle d'oca. d'oca. È Certo. l'emozione più L'emozione più grande è grande è stata stata giocare giocare quelle quelle partite di partite di fronte a fronte a 50.000 50.000 persone persone che che sono sono i i tifosi più tifosi più appassionati e appassionati e calorosi di calorosi di tutto il tutto il mondo. mondo. Certo. E a parte Ibrox e Celtic Park, c'è uno stadio scozzese che ti è piaciuto per l'atmosfera, che ti ricordi insomma l'atmosfera? Ma Ma erano erano tutte tutte bellissime, bellissime, perché perché poi poi specie specie quando quando come come Rangers Rangers vai a vai a giocare giocare negli negli stadi stadi di di Edimburgo, Edimburgo, dell'Hearts, di dell'Hearts, Birmingham, Dunfermline, Dunfermline, Kilmarnock. Kilmarnock. Oltre a Oltre a essere essere tutti tutti stadi stadi molto 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 belli belli perché perché non non c'è c'è la la pista, pista, quindi quindi si si sente sente anche il anche il pubblico. pubblico. E, E, sai, i sai, i Rangers Rangers vengono vengono aspettati aspettati al al varco, varco, cioè cioè la la partita partita dell'anno, dell'anno, se se riesci riesci a a fare fare una una buona buona partita, partita, rubare rubare un un pareggio o pareggio o addirittura addirittura una una vittoria, vittoria, sei sei ricordato ricordato per per anni anni e anni. e anni. Quindi Quindi sono sono tutte tutte partite partite che che sono sono vissute vissute come come delle delle finali, finali, come come una. una finale. Ricordo Ricordo ognuno in casa casa come delle battaglie, delle erano veramente battaglie, erano veramente delle delle battaglie battaglie fisiche. fisiche. Poi, Poi, oltre oltre i i due due difensori difensori centrali centrali che che erano erano sempre sempre cattivissimi cattivissimi di di 2 due metri, metri, c'erano c'erano anche gli anche gli arbitri arbitri che, che, come come usanza in usanza in Scozia, Scozia, fischiano fischiano 6-7 6-7 volte volte durante durante una una partita, partita, comprese comprese l'inizio e l'inizio fine e fine primo primo tempo, tempo, l'inizio l'inizio secondo secondo tempo tempo e il e il triplice triplice fischio. fischio. Quindi Quindi c'erano c'erano altri altri 2 o 3 2 o 3 falli, falli, il il resto resto era era un un play on. play on. Continua a Continua a giocare, che giocare, che non non c'è c'è problema, problema, non non c'è c'è fallo. fallo. Non c'è fallo. Nonostante il Nonostante il sangue, sangue, magari. magari. Sì. È così. E venendo ai giorni nostri, i Rangers sono 9 anni tra il fallimento e comunque una forbice nei confronti del Celtic che stanno facendo fatica a chiudere. Sono 9 anni che non vincono più un trofeo. Pensi che questa forbice con il Celtic si stia chiudendo oppure. Sì, c'è ancora molto da lavorare. Se mi Se mi parli parli dei dei Rangers Rangers prima di prima di Natale o Natale o fino a fino a Natale, Natale, ti ti dico che dico la che la forbice forbice era era minima, minima, perché perché l'ultima l'ultima vittoria vittoria dei dei Rangers Rangers al al Celtic Celtic Park Park e tanta roba. quasi Quasi aggancio, aggancio, sì, sì, è è stata stata una una dimostrazione dimostrazione di di personalità, personalità, di di organizzazione, organizzazione, che che tutto tutto era era al al posto posto giusto giusto e e quindi quindi faceva faceva veramente veramente ben ben sperare, sperare, perché perché poi. poi. Sai, Sai, ogni ogni anno anno lo lo sai sai che il che il club club investe investe e e quindi quindi qualche qualche buon buon giocatore giocatore su su un'ottima un'ottima base base poteva poteva far far ben ben sperare sperare tutti i tutti i fans. fans. E E addirittura addirittura c'erano c'erano tantissime tantissime speranze speranze per per la la stagione stagione corrente, corrente, perché perché si si era a era a pari pari punti, punti, se se non non sbaglio. sbaglio. E E poi poi invece invece gennaio gennaio e e una una parte parte di di febbraio, febbraio, poi poi le le cose cose sono sono andate andate completamente in completamente in maniera maniera opposta, opposta, perché perché i i Celtic Celtic hanno hanno continuato continuato a a marciare e marciare e a a vincere vincere con con regolarità, regolarità, mentre i mentre i Rangers Rangers hanno hanno perso perso tanti tanti punti punti per per squadra, squadra, tanti tanti punti punti con con delle delle squadre squadre che che invece, invece, con con cui cui invece invece bisogna bisogna fare fare bottino, bottino, e e questa questa forbice forbice si è si è allargata allargata facendo facendo perdere perdere le le speranze speranze per per la la stagione stagione corrente, corrente, per per una una vittoria vittoria, e e mettendo mettendo qualche qualche dubbio, dubbio, qualche qualche crepa crepa sul sul gruppo gruppo attuale. attuale. Adesso Adesso poi poi con con questa questa cosa cosa qua, qua, con con questo questo maledetto maledetto coronavirus, coronavirus, si è si è tutto tutto azzerato azzerato e e chissà, chissà, chissà. chissà. E E senti, senti, Gerrard, Gerrard, secondo secondo te è te è l'uomo l'uomo giusto giusto per per i i Rangers Rangers o o cioè, cioè, preferiresti? preferiresti? Pensi Pensi che che un un manager manager più più esperto esperto possa possa far far meglio meglio di di lui? lui? Allora, Allora, attualmente attualmente è è importante importante sicuramente sicuramente il il manager. manager. E E sai, sai, Gerard Gerard
è stato invincente per tutta la carriera. Essere vincente non è così facile perché implica vincere e lui ha vinto tanto. certo. La La mentalità è la mentalità è la stessa stessa dell'allenatore, dell'allenatore, quindi quindi solo un solo un vincente vincente può può passare ai passare ai propri propri giocatori giocatori o al o al proprio proprio club club quella quella mentalità. mentalità. Lui Lui lo lo sta sta facendo facendo benissimo, benissimo, specialmente specialmente come come ripeto ripeto fino fino a a dicembre, dicembre, fino fino a a gennaio, gennaio, e le e le cose cose stanno stanno andando andando veramente veramente benissimo. benissimo. È È ottimo ottimo per per le le press press conference, conference, parla parla con con i i giornalisti giornalisti in in maniera maniera incredibile. incredibile. Riesce a Riesce a punzecchiare punzecchiare chi chi deve deve punzecchiare punzecchiare attraverso attraverso queste queste conferenze conferenze stampa, stampa, quindi quindi devi devi essere essere una una persona persona molto molto intelligente, intelligente, lui lui lo lo è, è, e e penso penso che che sia sia sicuramente sicuramente l'uomo l'uomo giusto giusto al al posto posto giusto. giusto. Tutti Tutti i i tifosi tifosi lo lo amano amano perché è perché una è una persona persona positiva, è positiva, è un un vincente vincente ed è ed è amatissimo. amatissimo. Quindi Quindi adesso adesso bisognerà, bisognerà, quando quando si si potrà potrà riprendere, riprendere, lavorare lavorare sempre sempre su su questo questo gruppo. gruppo. E E certamente, certamente, se se si si possono possono mettere mettere qualche qualche altro altro buon buon giocatore giocatore nella nella rosa, rosa, si si aiuta aiuta l'allenatore l'allenatore nelle nelle scelte scelte e e ad ad alzare alzare il il livello. livello. Marco, Marco, sei sei stato stato un un grande grande attaccante. attaccante. Io Io ti ti faccio faccio una una domanda domanda secca. secca. Alfredo Alfredo Morelos Morelos o o Ozone Ozone Eduard? Eduard? Chi Chi preferisci preferisci di di più? più? Alfredo Alfredo Morelos Morelos ti ti piace piace di di più? più? Alfredo Alfredo Morelos, Morelos, io io 2 anni fa due anni fa lavoravo lavoravo all'Udinese all'Udinese Calcio, Calcio, ero ero nello nello staff staff di di Massimo Massimo Oddo, Oddo, mi mi prendevo prendevo cura cura degli degli attaccanti attaccanti e e non non ti ti nascondo nascondo che che l'avevo l'avevo proposto proposto alla alla dirigenza dirigenza e e ai ai talent talent scout scout dell'Udinese dell'Udinese perché perché è è un un giocatore giocatore che che lavora lavora tantissimo, tantissimo, ultimamente ultimamente fa fa tantissimi tantissimi gol, gol, ha ha 21 21 anni, anni, quindi quindi è un è talento talento molto 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 giovane, giovane, è è sudamericano, sudamericano, quindi quindi ha ha delle delle caratteristiche caratteristiche anche anche come come persona persona che che vanno vanno cavalcate, cavalcate, è è giovane, giovane, quindi quindi può può commettere commettere qualche qualche errore, errore, però però un un giocatore giocatore che che fa fa 30 30 gol gol a a stagione, stagione, diciamo diciamo che è un che è un prospetto prospetto che che io io non non mi mi farei farei scappare. scappare. Certo. Certo. Marco, Marco, abbiamo abbiamo ancora ancora 2 o 3 2 o 3 minuti, minuti, ti ti faccio faccio l'ultima l'ultima domanda. domanda. Cosa Cosa fa fa Marco Marco Negri Negri oggi oggi nella nella vita vita di di tutti i tutti i giorni, giorni, ovviamente ovviamente nella nella normalità, normalità, e e cosa cosa ti ti piacerebbe piacerebbe fare fare in in futuro? futuro? Allora, Allora, faccio faccio delle delle partite partite con con le le Rangers Rangers Legend, Legend, sono sono delle delle amichevoli amichevoli per per charity, charity, ma ma è è il il modo modo per per incontrare incontrare degli degli ex ex compagni e compagni e farci farci qualche qualche risata, risata, anche anche se se poi poi in in campo campo ci ci diamo diamo dentro. dentro. Certo. Certo. E E poi poi faccio faccio dei dei football football camp camp per per ragazzi. ragazzi. Durante Durante l'estate l'estate ho ho fatto fatto parte parte della della CIC CIC di di Massimo Massimo Oddo, Oddo, Ambrosini, Ambrosini, Costa Costa Curta e Curta e Canavaro, Canavaro, e e abbiamo abbiamo fatto fatto 1000 1000 camp camp all'estero, all'estero, Seattle, Seattle, Portland, Portland, Miami. Miami. E E quando quando mi mi chiamano chiamano vado vado alle alle convention convention dei dei Rangers, Rangers, l'Orsa, l'Orsa, il il NASA, NASA, che che sono sono delle delle quando quando i i tifosi tifosi si si raggruppano raggruppano e e chiamano chiamano degli degli ex ex giocatori, giocatori, sono sono 2 o 3 giorni2 o 3 giorni molto 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 divertenti. divertenti. E E sono sono stato stato parte parte del, del, calcisticamente calcisticamente sono sono stato stato parte parte dello dello staff staff dell'Udinese dell'Udinese con con Massimo Massimo Oddo. Oddo. Mi Mi sono sono preso preso cura cura degli degli attaccanti, ho attaccanti, ho lavorato lavorato con con Maxi Maxi Lopez, Lopez, Rodrigo Rodrigo De De Paul, Paul, Lasagna, Lasagna, Giuseppe Giuseppe Perica, Perica, è è stata stata un'esperienza un'esperienza bellissima. bellissima. Ci Ci credo credo molto molto in in questo questo ruolo, ruolo, da da aggiungere aggiungere a a uno uno staff, staff, perché perché oltre oltre all'allenatore all'allenatore dei dei portieri portieri penso penso che che anche anche l'allenatore l'allenatore degli degli attaccanti attaccanti possa possa fare fare la la differenza, differenza, e e io io l'ho l'ho provato provato in in questa questa mia mia esperienza. esperienza. Spero Spero di di avere avere un'altra un'altra chiamata, chiamata, un'altra un'altra occasione occasione per per dimostrare dimostrare che che posso posso dare dare qualcosa qualcosa e e posso posso aiutare aiutare questi questi calciatori calciatori a a migliorarsi migliorarsi con con delle delle dritte e dritte e degli degli allenamenti allenamenti particolari. particolari. Certo. Certo. Marco, Marco, siamo siamo arrivati arrivati purtroppo purtroppo alla alla conclusione, conclusione, non non per per mia mia volontà, volontà, perché perché io io starei starei un'altra ora a un'altra ora a chiacchierare chiacchierare con con te. te. A A me ha me ha fatto fatto molto molto piacere, piacere, Marco, Marco, ma ma veramente veramente tanto tanto piacere. piacere. Ti Ti dico dico una una cosa, cosa, la la mia mia passione passione per per il il calcio calcio scozzese scozzese è è partita partita con con te, te, con con Di Di Canio Canio l'anno l'anno prima, prima, perché perché Di Di Canio Canio è è stato stato il il primo primo nel nel 96 ad andare in 96 Scozia, Scozia, tu tu sei sei arrivato arrivato con con Gattuso Gattuso e e Porrini Porrini l'anno l'anno dopo. dopo. E E io ho io ho iniziato a iniziato a seguire seguire sia sia il il calcio calcio scozzese scozzese che il che il calcio calcio inglese. inglese. C'erano C'erano Vialli, Vialli, proprio proprio in in quelle quelle linee là linee là che che arrivavano arrivavano Vialli, Vialli, Di Di Matteo. Matteo. Quindi Quindi sei sei un un mio mio mito e mito e mi mi hai hai fatto fatto veramente, veramente, sono sono orgoglioso orgoglioso di di averti averti avuto avuto qui qui con con noi. noi. Ti Ti faccio faccio il il complimento complimento io io per per la la tua tua pagina pagina al al calcio calcio scozzese scozzese perché perché è è un un calcio calcio particolare, particolare, c'è c'è della della tradizione, tradizione, non non dimentichiamo dimentichiamo che che il il calcio calcio è è nato nato in in Scozia, Scozia, quindi quindi
Ci sarà un sarà un motivo motivo e ci e ci sono sono veramente veramente delle delle atmosfere agli atmosfere agli stadi. stadi. Invito Invito tutti i tutti i tifosi a tifosi a fare un fare un giro in giro in Scozia e Scozia andare a per vedere andare a vedere una una partita, partita, possibilmente possibilmente all'Ibrox. all'Ibrox. Mi unisco al tuo invito, Marco. Io ti saluto, ti auguro una buona serata e spero di riaverti magari nei prossimi mesi una volta a fare un'altra diretta e a fare un punto della situazione.